Questo è un lavoro urgente, ci serve uno stupido in modo inverosimile. Conosci il profilo, Jacobim? Un bellissimo quanto egocentrico sempliciotto che si possa manipolare e modellare come Pongo. Il punto è che a noi serve un recipiente vuoto, un fatuo, stupido, ottuso. E dopo ce ne sbarazzeremo. Ma chi? Io mi domando in nome di Dio Onnipotente dove potrei mai trovare un simile decerebrato! Allora, un caloroso ben ritrovati a tutti i navigatori di sentieritolkieniani.net. Allora, come vedete abbiamo qua con noi lo straordinario, inimitabile, inafferrabile, indescindibile, insegno, brillante. Brillante, attore. Bello. Beh, questo lasciamo al signore, esatto. Mio tipo, scusa. Per carità, la celebrità mi attrae, ma non la bella, preferisco bella, ancora bella. La cara vecchia. Comunque, bene. Brillante attore, autore si può dire? Autore, sì, caspita. Uno può essere apprezzato o meno, ma... Apprezzatissimo, autore teatrale, ma soprattutto doppiatore, ed è questo il motivo per cui siamo qua con lui. Allora, Pino, sì. Dici, cosa abbiamo dimenticato? Noi perché siamo qua? Guarda, mi scanso un attimo da voi. Perché lui è? Io sono Aragorn, figlio di Arathorn. Ah. Nipote di qualcun altro, sì, sì. So. Figlio di Khmer. Di Thor. Sì, no, quello è difficile, non me lo ricordo. Verrà il giorno in cui gli uomini perderanno la loro dignità, ma non è questo il giorno. A memoria, a memoria. Allora, raccontaci allora subito. Come sei stato contattato per essere vocalmente la voce di Viggo Mortensen? Beh, è stata una bella e brutta avventura, tra virgolette, e poi si è trasformata in bellissima avventura. Nel senso, io faccio il doppiatore da 31 anni ormai. E come sempre capita, quando c'è un film molto importante, ti chiedono di fare un provino. E al quale ci siamo sottoposti tutti. Si prende quella fascia d'età, per cui sai, quella fascia d'età ci sei, sono io, Pedicini, Francesco Prando, Massimo Rossi, insomma c'è tanta gente, e devo dire che l'unico ambiente dove se perdi un provino tu lo vince un altro bravo, per cui è veramente il segreto di qualcosa che deve funzionare è questo, insomma, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo la meritocrazia credo che sia l'unica soluzione, e il doppiaggio come il teatro offre questa possibilità di non sbagliare e di offrire un'alternativa valida. Per cui abbiamo fatto il provino e l'ho vinto, come mi è capitato altre volte di perderlo, su Viggo Mortensen, e da lì è cominciato un po' un calvario, perché i tolkieniani, che adesso adoro e so chi sono esattamente, con i quali abbiamo fatto anche una bella passeggiata insieme durante la trilogia e quegli anni, io non sapevo che esistesse una lobby così importante intorno al Signore degli Anelli, pensavo sicuramente che c'era tanto interesse, ma non che un gruppo di persone, di studiosi, potessero creare dei problemi. E in quel momento ci furono dei blog aperti dove si contestava a priori il fatto che un attore comico potesse doppiare prima di verificare, potesse doppiare un attore comico. Io ho detto, ragazzi, lo dici pure a Coming Soon, dico, mi sembra un po' dura come cosa, anche perché faccio il doppiatore già da 20 anni. E l'inizio è stato già faticoso perché dovevo fare sotto falso nome certi attori importanti, perché proprio perché l'Italia, ma credo anche le altre parti del mondo, sono un po' prevenuti, nel senso, sei un attore comico non può fare drammatico, sei un attore drammatico non può fare comico, uno fa l'attore, uno fa lo scrittore, non è che scrive cose divertenti, poi sei specializzato più in una cosa che in un'altra, ma se lo fai intensamente, cioè per me doppiare i film drammatici è molto più semplice. Poi ormai si è consolidata, per cui sono contenti quando mi incontro e mi hanno tutti i complimenti sul doppiaggio. Però lì fu un momento molto duro, per cui Pino Insegno non può essere il re degli uomini. Io ho detto sì, beh, in effetti avete ragione, io non posso essere il re degli uomini. No, no, perché era bello, veramente una persona intelligentissima, quello che vuoi, ma re degli uomini no. Magari il sergente di qualcuno sì, ma il re degli uomini no. Però gli ho detto, è la voce. Se la voce è passata con Peter Jackson, se Viggo Mortensen ha apprezzato e ha approvato, non vedo quale deve essere il motivo, però tu sai meglio di me che in internet chiunque si butta dentro, apre un blog e contesta o esalta.
con il grande capo dei Tolkieniani abbiamo cominciato questa avventura. Ho detto, beh, lasciatemi cominciare a doppiare questo film, poi giudicheremo insieme e giudicherete voi. E devo dire che sono stati molto carini, hanno cominciato ad apprezzare molto il lavoro fatto, dopodiché il resto è storia. Ho vinto il Nastro d'Argento come miglior doppiaggio per il Signore degli Anelli, come per l'Era Glaciale l'anno dopo, eccetera, eccetera, ma per il Signore degli Anelli fu un plebiscito anche esagerato, secondo me, perché il film è meraviglioso, ma insomma Aragorn è una bellissima parte dell'eroe come gladiatore, però sinceramente non è complicato da doppiare. Per me è stato più complesso doppiare History of Violence di Viggo Mortensen, sulla Promessa dell'Assassino, dove parla, esatto, parla un po' il russo, eccetera. Ho complicato il mio Brad Pitt dell'Esercito delle 12 Scimmie, in precedenza a quello. Questo è soltanto una cosa di grande orgoglio, nel senso che è l'eroe degli eroi. È la trilogia più bella della storia delle trilogie, senza nulla togliere al Padrino ovviamente, ma insomma la trilogia epica forse più affascinante e uno dei film della trilogia più visti al mondo, per cui far parte di quella trilogia è un po' come far parte del film. E lì vinsi anche l'anello, uno dei 22 anelli, con tutte le scritte per in elfico. Io lo metto per sparire, ma non succede, ci provo ogni tanto quando vedo una bella situazione, metto l'anello, ma lì rimango. Ma ecco, io te lo volevo chiedere, ma insomma poi si è sistemata la storia, perché secondo la storia sono stato apprezzato, applaudito, protetto anche dal centro Tolkieniani, eccetera eccetera, per me era come se fossero dei marziani, no? I Tolkieniani sono scesi sulla terra e invece ho scoperto un mondo straordinario con grandi tradizioni, con bello, affascinante. Me l'ho portato in un paio di castelli, eccetera, insomma. Devo dire che ho passato 3 anni con i miei amici della Compagnia dell'Anello affascinanti. Quello che dico sempre io, non sono io che do la voce a loro, sono loro che mi prestano il corpo a me, che diventa bello, insomma. Ma tra le domande c'era, se il personaggio di Aragorn ti aveva lasciato qualcosa, se per te era un lavoro come un altro, un'altra giornata in ufficio. No. Vedo che mi hai già risposto, passo. Mi ha dato veramente tanto, perché ho anche conosciuto Viggo Mortensen. Ma mi anticipa le domande. Ah, scusa. Abbiamo sentito parlare di un simpatico episodio di quando hai conosciuto Viggo Mortensen. Ce lo racconti? Così. È stato bellissimo, perché c'era il mio amico Enrico Loverso che stava girando alla Triste, sì? Questo eroe spagnolo. E insomma, niente. L'avevo sentito per telefono un paio di volte, ma ha passato Viggo Mortensen, stavano girando questo film, dice, poi lo doppierai tu, e ci ha fatto, beh certo, ormai, guarda figlio mio, la voce è tua, sono io, e ringrazio a Dio, gli ho detto, che lui è un po' fonello, io normalmente doppio con la stessa voce, cerco di stare più attaccato possibile. È un po' leggero, un po' non è, non è un Pacino, certo, non è quello, però è un po' così, io gli ho dato un po' più di rotondità, insomma, un po' di ampiezza, però la rispetta il fisico. Insomma, a un certo punto stava a fare il bagnetto al piccolo, a Francesco, arriva una telefonata, la signora a casa mi passa il telefono, dice, guarda, io non ho capito, c'è il telefono, c'è un amico tuo, Enrico, è il telefono, pronto, sono in italiano così, sono Viggo Mortensen, hai doppiato poi alla Triste? Ho fatto, senti, io sono Matt Dillon, adesso c'ho da fare, sto a fare il bagno ragazzino, sta cosa ne parliamo un altro momento, scusami, boh, ero attaccato. Guarda, scusa, c'è sempre sto ragazzo che dovrebbe parlare. Pronto? Oh, Pino, sono Viggo, vieni stasera a mangiare la pizza con noi, così ne parliamo. Gli faccio, senti, io non so che ti dice il cervello a te, perché io non c'ho veramente tempo, c'ho un ragazzino, ero pure un po'... Scocciato. Sì, mi rompe quando quelli al telefono fanno dovina chi sono, oppure fanno mi rompeva, io attacco, cioè proprio non me va, poi sono disponibilissimo pure con te, guarda, sembri un cuoco, e insomma ieri attacco il telefono, faccia, dopodiché altra telefonata,
Pino, sono Enrico Loverso, ma che gli hai detto a Viggo Mortensen? Ma come, ma io sei scemo? Ma me vuoi chiamare prima te e dimmi, ti passo Viggo, stiamo a Roma per il Festival di Roma, per lanciare Alla Triste, che poi come hanno titolato in Italia? Il destino di un guerriero. Il destino di un guerriero. Bello, grande immagine, purtroppo lento. Però sono una grande popera. Effettivamente non è stato proprio un... No, largo, in Spagna ha funzionato bene, ma sai come fa Garibaldi. Preferito sinceramente a Palusa. A Palusa molto... Palusa è uno scarno western, però sì, mi è piaciuto anche a me. Molto bello. Sai, a me è piaciuto pure molto The Road. Per cui, non l'ho ancora visto, ma ce l'ho lì, in Pole Position. Che bello, si piange tanto. Si piange veramente tanto. Siamo nel periodo delle bollette, quindi aggreghiamo tutto assieme. Per cui niente, siamo usciti insieme, siamo andati a mangiare la pizza insieme, poi il giorno dopo la festa del cinema, insomma siamo stati molto, 2 o 3 giorni veramente intensi con lui, che è un ragazzo, un uomo straordinario, un artista, un pittore, uno scultore, fotografo, parla tutte le lingue del mondo, ho detto se continui a parlare bene l'italiano io è inutile che te doppio, cioè tu lo fai da solo. Ed è carino, cioè è una persona come tutti i grandi, cioè ragazzi, i grandi, guarda me, sono molto carino, no? Non mi rispondo. Vabbè, dunque, i grandi sono semplici, sono persone disponibili. Sì, non mi piacciono questi silenzi, comunque vabbè, sono persone semplici. No, silenzio assordante. Ne parliamo dopo a telecamere spente. Ed era carino, tu pensa che per strada la gente non lo riconosceva per un motivo semplice, perché aveva fatto di famosissimo il Signore degli Anelli, ma il Signore degli Anelli c'ha la barba, i capelli lunghi, il cavallo, la spada, cioè, un no? Zingaro. Capito? Lì era biondino, capelli corti, stava finendo Hidalgo, aveva finito. Veniva da Hidalgo, a poi questo destino di un guerriero, ma stava con quei capelletti biondini così da cowboy. E sì, ma ragazzo, questo, mamma mia, quello io lo amo, non vedo di incontrarlo. Poi parliamo anche di Will Ferrell. E insomma, a un certo punto mi ha fatto molto ridere, perché per strada la gente ovviamente mi conosce, perché lavorando in televisione, no? Ti ferma ogni metro e chiedeva a lui di farci le fotografie. Dicevo, come fai a foto con più segno? Questa è la cosa. E a Campo dei Fiori io a uno gli ho detto: senti, scusa, ma guarda, che quello è il Signore degli Anelli. E lui mi ha risposto, come fanno a Roma: a me se fa orefice mi frega niente, questo con Benne Anelli, quello gli pare, io fa la foto. Cioè non sapeva neanche di che stavamo a parlare. Poi ovviamente adesso Viggo Mortensen, grazie a Cronenberg e altri film, è riuscito a farsi vedere anche con la sua faccia. Però ripeto, una bellissima persona. Non l'ho più rincontrato e non l'ho più risentito, questo mi dispiace. Ma so che sta finendo un altro film di Cronenberg su Freud. Sì. E poi dovrebbe fare On the Road di Kerouac. Questi sono i suoi prossimi impegni, per cui anche i miei. Guarda, ormai. In qualche modo. Alternando ovviamente con altri attori che mi capito più.